Ciao a tutti! Per prima cosa oggi mi voglio presentare, mi hanno fatto notare che non lo faccio mai. Sono Gianluca Contarini di Agenzia Immobiliare Contarini. Seconda cosa, una cosa che anche questa non faccio mai, vi faccio sentire un brano. Piano piano, invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto sotto il mio, ma hai lasciato il resto. Problemi di copyright, io l'ascolterei tutta, secondo me è una gran bella canzone, però era Daniele Silvestri, Salirò, e dice: e resto disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. 10 secondi e poi torniamo sul testo di Daniele Silvestri. Voglio ringraziare tutti i nostri amici che ci seguono su Facebook. Siete diventati tantissimi, non ce l'aspettavamo, 463 all'ultimo controllo che ho fatto, ma tutti i giorni se ne aggiunge qualcuno. E ringrazio anche chi metterà mi piace su questo video, lo puoi fare anche adesso, non è vietato, e chi deciderà di seguirci da oggi. Daniele Silvestri, resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Sì. Stiamo vivendo un'emergenza sanitaria senza precedenti, ma ripartiremo, ce la faremo, passerà. Allora, andiamo adesso sull'immobiliare vero e proprio, perché voglio dirvi una cosa che ho imparato anch'io in questi giorni. Crisi in cinese è formata da due ideogrammi, uno è pericolo, l'altra è opportunità, perché al termine di tutta questa cosa che stiamo vivendo, di questa terribile prova a cui siamo sottoposti, il mercato immobiliare sarà pronto a ripartire. La casa è stata il bene rifugio, veniva definita così, il bene rifugio dove investire i propri guadagni. Adesso è diventato proprio il rifugio, ci siamo rifugiati in casa abbiamo visto che siamo protetti, che ci siamo sentiti accolti, ci siamo ritrovati con i nostri cari. Non pensavamo di poter fare probabilmente tante cose come abbiamo visto che si possono fare in casa. Andiamo di nuovo da quelli bravi che ci dicono che stiamo facendo lo smart working. Beh, è una bella novità, meno tragitti in macchina, meno costi di carburante, meno tempo perso. Non è male, non è male. In tutta questa tragedia qualcosa di buono lo abbiamo scoperto. Dopo la prima guerra mondiale nulla è stato come prima e nulla è tornato come prima. Probabilmente dopo questa tremenda prova che stiamo sopportando, che stiamo vivendo, anche noi non saremo più quelli di prima e non faremo più quelli di prima. Ok, non sto dicendo che non andiamo più in ufficio, certo che ci andremo, ma magari ci andremo una, due, tre volte a settimana, oppure una mezza giornata. Abbiamo visto che tante cose si possono fare senza stare in ufficio, con un guadagno di tempo e una diminuzione dei costi. Ci serve una camera in più? Si può sempre vendere la vecchia casa, acquistare la nuova casa più adatta alle nostre esigenze, e con i consulenti di Agenzia Contarini si può fare tutto questo senza stress. Si chiama cambio casa, era il 60-70% delle operazioni che gestivamo prima, e notaio, documenti, rapporti col geometra, relazione tecnica, APE, appuntamento per la compravendita, riusciamo a gestire tutto, vi accompagniamo, è un percorso che facciamo insieme, fino al notaio. Usciti dal notaio di solito facciamo anche le vetture di luce, acqua e gas. Crisi, pericolo, opportunità. Probabilmente tra di voi ci sarà anche chi segue pensando che, beh, insomma, io leggo i giornali, vedo che la borsa è calata moltissimo, è il momento per fare un buon investimento finanziario in borsa. Beh, allora, sì, adesso, fra tre giorni, fra una settimana, aspettiamo un mesetto che si sistemi tutto, non lo so,
quelli bravi dicono che il mercato finanziario ha ritracciato, perché lì non si perde mai, ritraccia. Allora io ho pensato una cosa, ci sono due mie amiche che sono Giordana e Giovanna, e Giordana 3 anni e mezzo fa, più o meno, quando è stato eletto Trump, aveva 100.000 euro e cosa fa? Li investe in borsa. È una scelta buona, tra l'altro, perché per 3 anni, 3 anni e mezzo ha visto i valori crescere e il suo capitale aumentare. Giovanna cosa dice? Dice, bah, il mercato immobiliare viene da 3 anni e mezzo fa una crisi che è ormai decennale, i prezzi sono sicuramente convenienti, c'è stato un grosso diminuzione dei valori di mercato, mi compro un appartamento e lo metto a reddito. Giordana dopo 3 anni aveva acquisito molto valore, che però io, allora, è quello che leggo sui giornali, mi dicono che adesso il mercato azionario ha ritracciato ed è tornato ai valori di quando è stato eletto Trump. Ok, 3 anni e mezzo, grandi guadagni, e poi adesso mi ritrovo con i 100.000 euro iniziali. Giovanna in questi 3 anni ha preso i suoi affitti, nessuno è andato a dire a Giovanna adesso mi ridai gli affitti che hai incassato perché c'è un ritracciamento, questo non è successo. Sì Gianluca, ok, va bene, compro la casa, la metto a reddito, però, santo cielo, cioè rapporto con l'inquilino e le scadenze e i rinnovi dei contratti e si rompe un tubo. E cioè, poi io con l'inquilino non ci voglio proprio avere a che fare, diciamo, ti dico la verità. Sì, è vero. E adesso ti dico la terza cosa che dicono quelli bravi, che è property management. Hai comprato la casa, percepisci i canoni mensili, ma tutto quello che è il rapporto con l'inquilino, la gestione della casa, la segue il consulente immobiliare. Quindi si rompe il tubo in casa, telefona all'agenzia immobiliare, l'agenzia immobiliare va a fare un sopralluogo dal tecnico, il tecnico fa un preventivo, se di competenza del proprietario, il proprietario approva il preventivo e viene fatto il lavoro, se di competenza dell'inquilino, il tecnico fa il lavoro e l'inquilino lo paga. Tanto piace anche fare una battuta e mi ricordo che la mamma di un mio amico diceva sempre abbiamo investito in borsa e abbiamo dei soldi che sono un giorno tanti, un giorno pochi, un giorno non si sa. E io sorridevo, così come sorrido quando penso che 7 anni fa uno ha comprato un appartamento di 5 vani, soggiorno, cucina, studio e 2 camere da letto. Difficilmente oggi si ritrova con un bilocale, camera matrimoniale e soggiorno con angolo cottura. Vi saluto, però prima vi ricordo che tutti i nostri immobili sono sul sito agenziacontadini.it, sono anche su pagina Facebook e canale YouTube Agenzia Contadini, e sui 13 portali immobiliari italiani più importanti, casa.it, immobiliare.it, idealista e tutti gli altri a seguire. Ciao a tutti!